Ciao a tutti, noi siamo i Nonverserorist, io sono Skid. Io sono Double J. Un saluto a tutti gli amici di Rap Advisor. Il concetto di Nonverserorist è un concetto molto particolare e deriva da una locuzione shakespeariana. Originariamente era Nonverse Terrorist ed indicava tutti coloro che andavano a cercare significati reconditi all'interno dei versi dei poeti, creando appunto dei non-versi. Abbiamo preso questa locuzione non-verse terrorist e l'abbiamo modificata in non-verse terrorist, quindi negli erroristi del non-verso. Ed è un concetto che sta appunto a criticare tutti coloro i quali fanno dei non-versi e quindi sbagliano nel creare, nel non creare fondamentalmente. Crediamo molto nella forza della parola all'interno del rap, crediamo che i testi debbano avere un significato e debbano essere, anche dal punto di vista lirico, molto più alti rispetto a quello che ultimamente è la tendenza. Per cui ci posizioniamo contro questa tendenza e abbiamo voluto scegliere questo nome proprio per indicare chi sbaglia puntando nei non versi. La genesi di Ragged and Raw è molto semplice. Siamo partiti dalla strumentale, che aveva già dei suoni molto robusti e molto grezzi, e questo ci ha permesso di cavalcare il mood del beat tirando fuori quello che è stato appunto Ragged and Raw. La scrittura del testo in realtà non ha nulla di freestyle, ha l'attitudine da battaglia, che è quella che piace a noi fondamentalmente, ma è piena di riferimenti, e nella scrittura abbiamo cercato di portare quello che siamo realmente, le storie che viviamo e le nostre passioni anche al di fuori della musica. Per cui non c'è assolutamente nulla di improvvisato nel testo, come non c'è nulla di improvvisato all'interno di tutto l'album, considerando anche che non siamo dei freestyler e quindi quel tipo di attitudine non fa parte del nostro bagaglio. Oltretutto il freestyle battle è ancora ulteriormente più distante dalla nostra concezione di freestyle, che è molto più legata al maestro di cerimonie, quindi al freestyle che non è necessariamente qualcosa nell'uno contro uno, ma porta più intrattenimento. In ogni caso, in Ragged and Raw non c'è questa dimensione. Destinesia è un termine che indica il raggiungimento di una meta senza sapere bene come. Ed è quello che noi pensiamo stia accadendo in questo momento al rap, che si aliena completamente dalla dimensione di disciplina all'interno della cultura hip hop e diventa un semplice esercizio di stile. Noi invece crediamo che il rap debba avere una sua connotazione ben precisa, i testi debbano avere un loro significato e debbano essere all'interno della struttura del pezzo fondamentali, portanti. Per questo abbiamo deciso di definire il nostro album la nostra Destinesia, cioè siamo arrivati ad un certo punto con l'hip hop in questo momento e non condividiamo bene quella che viene definita come un'evoluzione, che per noi non lo è in realtà. Dal punto di vista sentimentale e personale, Destinesia ha un significato ancora più profondo. La Destinesia è un atteggiamento mentale che tutti quanti abbiamo, e lo abbiamo nel momento in cui siamo in un posto ma non sappiamo il perché. E questo è riconducibile ad una ricerca del benessere, di una situazione di piacere anche. E quindi Destinesia rappresenta proprio questo per noi. Noi facciamo rap, facciamo musica, non sappiamo perché lo facciamo, ma lo facciamo perché ci fa stare bene. Lo scopo che abbiamo dal punto di vista musicale è quello di scegliere sempre quello che ci piace fare. Quindi suoni che hanno contraddistinto i nostri ascolti, la nostra formazione dal punto di vista musicale, e la ricerca che Jay porta avanti quando crea i beat è sempre relativa a quel modo di fare musica. Personalmente sono cresciuto con la Golden Age, quindi col rap degli anni 90, ed è quel tipo di suono che continua a darmi l'ispirazione per poter scrivere. Beh, io non ho vissuto la Golden Age perché appartengo ad una generazione diversa, però quello che noi vogliamo fare è esattamente il paradigma della Golden Age. Non siamo dei nostalgici, ma riconosciamo in questo tipo di sonorità un'autenticità che ormai si sta andando via via perdendo, spacciando quello che ci viene propinato per sperimentazione. E in realtà noi cerchiamo di mantenere e di fare le cose esattamente come secondo noi dovrebbero essere fatte, quindi senza snaturarci, senza fare qualcosa dettato da un trend, da una tendenza.
Conosciamo Mirko da tanti anni ed è stato un privilegio lavorare con lui e averlo ospite nel nostro disco. Non sappiamo se questa sia una collaborazione estemporanea o ce ne saranno altre, perché abbiamo ovviamente ognuno di noi le proprie vite e anche i propri progetti in corso. La cosa che ci piacerebbe sicuramente è avere Mirko come partner anche nei live, potervi portare dal vivo quello che lui ci ha regalato nel disco e quindi creare l'amalgama che si è creata in fase di registrazione e di produzione del disco, soprattutto live, che è la nostra dimensione naturale. Sì, speriamo che sia una collaborazione duratura, anche perché poi tra l'altro nel disco ci sono tre generazioni di b-boy della stessa città, perché io appartengo ad una generazione, Skid ad un'altra e Mirko ad un'altra ancora, quindi siamo riusciti a creare un'amalgama anche di mentalità che porta secondo me ad un equilibrio perfetto. Credo di essere la persona meno indicata a dare consigli, perché continuo a sbagliare ancora adesso. L'unica cosa che sento di dire ai ragazzi un po' più giovani di me è quella di cercare sempre la propria dimensione, di fare ricerca su quello che si vuole portare, di studiare tanto e di conoscere ciò che c'è stato prima. Diventa fondamentale perché senza una base solida non si può costruire niente che abbia un valore oggettivamente artistico. Mi sento anche di dire che per chi si appassiona all'hip hop la dimensione ideale è quella dello stare insieme, del condividere, dell'andare per strada e stare con i propri amici, lasciarsi contaminare gli uni con gli altri, imparare dagli altri e insegnare anche agli altri quello che si è appreso. Per cui l'unica cosa che posso dirvi è di stare insieme non solo in maniera virtuale, non solo sui social, ma di stare insieme realmente, fisicamente, perché solo così si può capire quali siano le propensioni, quali siano le attitudini di ognuno e se realmente questa cosa che state facendo sia quello che volete fare. Io rifletto molto sul periodo storico che stiamo vivendo e i consigli che ho ricevuto io sono sicuramente diversi da quelli che dovrei o vorrei dare a chi si approccia alla cultura hip hop. Innanzitutto, secondo me, bisognerebbe avere fame di sapere e voglia di fare, però la fame di sapere è alla base di tutto quanto, perché chi entra a far parte della cultura hip hop non entra soltanto in un movimento culturale, ma entra in un processo storico in continua evoluzione, quindi bisogna sapere da dove si parte per sapere appunto dove si vuole arrivare. Dal punto di vista artistico io non ho molti consigli, però l'unico consiglio che mi sento di dare a chi approccia la cultura hip hop, al rap, a qualsiasi forma di arte contemplata nell'hip hop, è la ricerca di se stessi all'interno di questo contesto. Ricercare se stessi è molto difficile e collocarsi a livello artistico è ancora più difficile. Questo presuppone una certa maturità artistica, una certa consapevolezza di sé, e soltanto il tempo e lo studio può dare ad una persona, ad un artista, una consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda. E essere se stessi in questo momento non è facile, perché qualsiasi cosa ci viene propinata dai media viene fatta passare come buona dagli stessi. E invece io invito chi approccia la cultura hip hop a non prendere per buono tutto quanto, perché c'è un concetto fondamentale, secondo me. Nel momento in cui si parla di sperimentazione, se la stessa diventa di dominio pubblico, non è più sperimentazione ed è un trend. Allora io penso che l'arte sia un qualcosa che sia volta a permanere nel tempo, differentemente da un trend, da una moda, che per natura passa nel tempo e quindi è destinato a essere dimenticata, è destinata ad essere dimenticata per poi ritornare. E secondo me un artista non si può definire tale se segue la moda del momento, perché non si può ambire soltanto ad un momento storico, bisogna ambire ad essere eterni da questo punto di vista. Quindi bisogna ricercare se stessi e non conformarsi. Grazie alla redazione di rapadvisor.it, grazie per averci chiamato e averci dato l'opportunità di questa intervista. Salutiamo i nostri supporters, grazie per chi ci ascolta, siete importantissimi ed è importante che voi ci siate vicino in tutto questo. Ci vediamo presto, io sono Double J, io sono Skid, noi siamo i Nonverse Errorist, peace!